Il dottor Pierluigi Di Palma, presidente di ENAC. Beh, è la domanda che sto rivolgendo un po' a tutti. Ben vengano questi voli nello spazio, magari un'ipotesi sembra un po' futuribile, ma certamente viviamo nel progresso ed è giusto che per Taranto ci siano queste prospettive, però il vero bubbone al momento è la mancanza dei voli passeggeri. È assurdo, è impossibile parlare di turismo se abbiamo un aeroporto idoneo per i voli e di fatto ci vengono tarpate le ali. Quindi ben vengano i voli spaziali, però consentiteci, ci accontentiamo almeno subito, hinc et nunc, dei voli passeggeri. Ma io credo che la giornata di oggi sia molto importante proprio per chiarire questo, dove evidentemente dove si pensi che tutto è possibile, nulla è possibile. Quindi è chiaro che c'è da fare una scelta molto netta tra questa idea futuribile, che invece è molto attuale, tanto che ieri c'è stato un incontro del G20 tra tutte le agenzie spaziali europee che sostanzialmente promuovono l'idea dello spazioporto come un elemento concreto, reale, che può garantire uno sviluppo economico anche del territorio dove questo si può gestire, così come noi di ENAC pensiamo si possa fare a Grottaglie. Ma dicevo, tornando ai voli passeggeri, non è che c'è una egemonia di Brindisi e di Bari che ovviamente non vogliono perdere la loro leadership dovendo cedere qualcosa a Grottaglie e Taranto? Cioè, io credo che non ci sia proprio lo spazio per un altro aeroporto commerciale, evidentemente in Puglia, dove chiaramente siamo in una situazione di grandissima difficoltà, quindi, sul volo. Quindi non ci dovrebbero essere voli? Voli passeggeri da Grottaglie? Perché no? Oramai c'è da definire che cosa deve fare Grottaglie nel suo futuro. Credo che la manifestazione di oggi, patrocinata dalla Regione, voglia fare chiarezza. Però si rende conto che privare l'area di Taranto di un aeroporto significa privarla del turismo? Io credo che sono scelte importanti e non si priva del turismo laddove la Puglia ha comunque dei riferimenti infrastrutturali molto importanti sul volo commerciale come Brindisi. Poi c'è un altro problema, che addirittura il servizio navette è assolutamente insufficiente, quindi pur volendo capisce che le navette da Brindisi o da Bari diventano un altro problema, dinanzi allora ad un altro problema. A parlare d'altro, e quindi quella rete anche stradale che può permettere di congiungere meglio i vari... Anche se la priorità è avere un nostro aeroporto funzionante per i voli passeggeri. Allora, il problema di avere un aeroporto funzionante significa anche fare delle scelte nette. Se uno fa scelte nette in favore dell'aeroporto commerciale, è evidente che non c'è spazio per lo spazioporto. Io insisto. E questo è il rammarico e la sofferenza. Stiamo superando un'angoscia. L'angoscia evidentemente si determina proprio dal fatto che dove tutto è possibile nulla è possibile, e quindi è inutile andare avanti in dibattiti sterili se non si prende... Non sono dibattiti sterili, è una lotta per rilanciare il turismo, una città soffocata dall'Ilva, dall'acciaio, che vuole vivere di altro, per fare turismo ha bisogno di un aeroporto. Allora, l'insediamento produttivo legato alla idea dello spazioporto evidentemente ha delle ricadute occupazionali e tecnologiche di grandissimo interesse e di grandissima ricaduta anche occupazionale qualificata. Insisto, è chiaro che bisogna fare delle scelte nell'ambito di questo. Io credo che la manifestazione di oggi faccia chiarezza su una scelta che evidentemente la Regione ha voluto fare.